e L'armatore Doriano Caploni a precisare che nella fascia dell'Adriatico che va da San Benedetto a Termuli, Abruzzo compreso dunque, il fermo biologico parte il prossimo 16 agosto per concludersi il 29 settembre. Pesce fresco in alta stagione a ferragosto. Se la pesca strascico ha ancora i suoi problemi, le vongolare raccolgono i primi frutti. Intanto c'è il decreto di Lollo Brigida. Caplone e gli altri marittimi. Si aspettavano un mese e invece il fermo è più lungo. Cosa buona è che sulle tavole dei ristoranti il pesce in alta stagione è fresco e non mancherà anche nel giorno del 15 agosto. Questa decisione che è dettata soprattutto dal fatto che siamo eh, fortemente eh, spinti a ridurre lo sforzo di pesca per la tutela della risorsa ittica, e, e questa riduzione oltre al fermo biologico comporta che a conti fatti ogni impresa di pesca lavora un centinaio di giorni all'anno che non sempre si riescono a fare perché a volte le condizioni meteo le impediscono eccetera. E... Quello che ci sembra ingiusto è che, se siamo costretti a lavorare 100 giorni all'anno, quindi un terzo della, durata, delle, della possibilità di, di, di lavoro, è ingiusto che però ci fanno pagare le contribuzioni per i dipendenti eh, per tutto l'anno. Cioè, se l'impresa è costretta a non lavorare, non si vede il motivo per cui debba pagare per forza l'impresa le contribuzioni a dipendenti che sono costretti a stare a casa perché lo Stato impedisce di lavorare. Beh, almeno ci sarà però pesce fresco per Ferragosto, quindi nei ristoranti almeno questo. Sì, nella determinazione dei tempi di arresto del fermo si è deciso di fare uno sfasamento tra la fascia che arriva fino ad Ancona. E San Benedetto è a Termoli in modo da dare almeno per i primi 15 giorni di agosto la possibilità di avere pesce dell'Adriatico, pesce fresco pescato dell'Adriatico per i turisti che vengono a trovarci. Ci saranno altre novità, annuncia Doriano Camplone che però non si sbilancia. Altro discorso per le vongolare che solo a Giulianova sono oltre una cinquantina. Qui il fermo di due mesi è facoltativo, spiega Claudio Lattanzio, cioè lo si può scegliere da aprile a ottobre più un terzo mese. I marittimi hanno ottenuto così risultati e frutti in questo caso e per loro il fermo non è un ostacolo ma una opportunità.